Buongiorno a tutti, io sono Alex e bentornati in un nuovo vlog. Sarà una giornata un po' più piena di quello che pensavo, perché devo fare un po' più di cose, quindi non so quanto tempo avrò per fare quello che vorrei. Intanto stamattina finisco di montare il video di ieri e poi spero di riuscire a caricarlo prima di pranzo, se tutto va bene. Ho visto che è uscito il trailer di Kraven. Penso che guarderò quello, perché ancora non l'ho visto e vorrei vedere che cosa stanno combinando alla Sony, insomma. Non, diciamo che ho visto Morbius non tanto tempo fa. Zero, non mi è piaciuto. E anche Venom, diciamo che non mi stanno piacendo molto i film sui cattivi di Spider-Man, anche perché, considerando che sono cattivi di Spider-Man, è proprio stupido non metterci Spider-Man in mezzo. Gli ultimi film della Sony, che sono davvero belli sui supereroi, almeno per me, sono gli ultimi di Spider-Man che sono usciti, appunto, Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse. Quelli sono molto belli. Ho visto Across the Spider-Verse la settimana scorsa e mi è piaciuto tantissimo, proprio bello. Però sì, sono curiosa di vedere che cavolo ci tirano fuori da Kraven. Avete presente quel momento in cui ho detto: devo finire di editare il video? Ecco, non ho finito perché adesso devo ricominciare, perché mi sono accorta che ho fatto dei casini assurdi. Ho cancellato parti che non dovevano essere cancellate, che dovevano essere lì, quindi l'audio non matchava con il video. Ho dovuto ricominciare da capo. In ogni caso, adesso mi vesto, che mi ha chiamato mia sorella. Andiamo a farci una passeggiata, così, mentre ancora non fa troppo caldo, che è ancora vivibile. Anche se in realtà hanno detto che di nuovo tornerà la pioggia, che bello. Vabbè, comunque, mi vesto, vado a farmi due passi e poi quando torno a casa mi ci rimetto su. Magari mi libero anche la testa dal fatto che ho dovuto ricominciare, quindi sai, la frustrazione un po', cioè, pesa. Sto andando da mia sorella. Credo che andremo, non lo so, a comprare delle cose per mia nipote, perché domani è il suo compleanno e quindi devono ancora finire di comprare la roba. Poi domenica faranno la festa e quindi sì, penso che andremo a comprare della roba per il compleanno, per la festa. Che non vi aggiorno, e siccome è un po' più di mezzogiorno, ho più o meno un'oretta di tempo, finalmente ho preso il libro in mano dopo tutta la mattina. In realtà la mattinata doveva andare molto diversamente, però devo dire che dopo la passeggiata che ho fatto stamattina mi sono schiarita un po' la mente, ne avevo bisogno. Quindi sì, ho finalmente finito di editare il video, che dovrei riuscire a caricare su YouTube oggi, al massimo proprio stasera. E sì, adesso, visto che ho un'oretta di tempo, come ho detto, inizio finalmente a leggere. Ieri sera alla fine mi sono fermata a capitolo 4, cioè all'inizio di capitolo 4, dove l'ho iniziato ma non riuscivo ad andare avanti, mi è venuto anche mal di testa e quindi ho preferito smettere. Quindi adesso ricomincio capitolo 4 e vado avanti, vediamo
fino a dove riesco ad andare. Oggi vorrei davvero arrivare almeno a pagina 100. Non dico un numero di capitoli, ma almeno a pagina 100. Neanche ho iniziato e ho trovato subito una descrizione che mi è piaciuta molto. Dove praticamente parla di questo personaggio che dice che si sdraia alla radura, nelle radure a leggere con del cibo, una coperta, a immaginarsi delle vite che potrebbe vivere in un mondo fantastico, palesemente io. Ho finito di leggere il capitolo 4 e nonostante io abbia letto solo 4 capitoli, devo dire che la storia di Deva, che è credo sia una delle protagoniste, la sua storia è molto più interessante di quella di Bram, per esempio, almeno fino adesso, poi tutto può succedere. Non vedo l'ora di andare avanti, sono curiosa di sapere che cosa succederà nella storyline di Bram. Per adesso non abbiamo visto molto, quindi sì, sono curiosa di sapere come va avanti. Volevo farvi vedere cosa ho preso oggi quando sono uscita con mia sorella. Ho preso questo portapranzo degli Avengers perché era troppo carino e niente, mi piaceva, l'ho preso, costava poco e mi ci metto la merenda quando vado a lavorare, così quando sono in giro. Niente, oggi mangiamo comunque la pasta con un po' di feta e del pomodoro che ha fatto ieri sera mia madre, oggi glielo rubo. Sto cercando di mangiare un po' meno perché davvero in questi giorni, soprattutto in queste ultime settimane, ho mangiato troppo. Poi domani c'è il compleanno di mia nipote, si rimangia di nuovo pizza. Buona la pizza, per carità, però ecco, sto cercando di trattenermi un pochettino e questi compleanni non è che facciano proprio bene così uno vicino all'altro, perché poi sono tutti uno vicino all'altro in questo periodo da noi, però va bene. Non l'ho schiacciato. Che sei matto. È da un po' che non vi aggiorno. Sono tornata a casa da poco. E niente, boh, raga. A luglio dell'anno prossimo Taylor Swift è in Italia. Boh. Cioè, i biglietti saranno introvabili, eh. Sa poi quanto costeranno. Boh, ci si prova, però dubito, forti dubbi, ma vabbè, vedremo. Comunque, niente, oggi sono andata a lavoro, non ho avuto molto tempo per vloggare, quindi niente, adesso finisco le ultime cosine, ho appena finito di caricare il video sul canale, quello di ieri, adesso finisco un attimo una roba, devo finire al computer e poi mi rimetto a leggere. L'attesa mi distrugge. Sono in coda da, non lo so, 20 minuti più o meno, credo. Non so esattamente come funziona perché non ho mai visto un concerto, non sono mai andata a un concerto, quindi per me sarebbe la prima volta. Grazie. Non sono mai stata a un concerto, sarebbe la prima volta, sarebbe bellissimo perché io amo Taylor Swift. Oh, vedremo. Ma in realtà diciamo che è un avanzamento abbastanza veloce, eravamo qui, adesso stiamo percorrendo tutta la strada. È un avanzamento abbastanza veloce, in realtà avevo un po' paura perché dal sito Panini mi ricordo quando è successo della prevendita di Berserk, anzi dell'unico giorno in cui si poteva comprare la Eclipse Edition di Berserk, non che io la volessi comprare perché per me costava troppo, però... ricordo la trafila che hanno fatto le persone che sono state lì ore e ore e ore in coda per poi fare nulla. Lo so, è noiosa la cosa, però cavolo. E Taylor Swift. Aggiornamento per Taylor Swift, ho fatto la registrazione sul sito. Adesso siamo... niente, dobbiamo aspettare fino a una settimana prima che iniziano a vendere i biglietti per sapere se si può accedere direttamente alla vendita oppure alla lista di attesa, cosa che accadrà sicuramente, ma chissà se riusciremo mai a prendere i biglietti. Penso di no, ma non si sa mai. Vabbè, torno a leggere. Va. Una curiosità, ma voi quando leggete tenete una musica di sottofondo? Che ne so, magari qualche video ASMR? O leggete in silenzio? Io per esempio c'è stato un periodo in cui ascoltavo degli ambience
però poi mi sono resa conto che il mio cervello non riusciva a stare al passo con quello che leggevo e quello che ascoltavo, o ascoltavo o leggevo, e quindi niente, ho smesso di ascoltare musica mentre leggevo. Io di solito lo faccio in silenzio, però niente, così era una curiosità, fatemi sapere magari se vi va. Eccoci di nuovo qui, amici. Ovviamente pagina 100 non è stata raggiunta, ma me lo aspettavo perché sapevo che questa settimana sarebbe stata un po' difficile leggere tanto. Leggere capitolo 5, e devo dire che per essere solo l'inizio di cosa ne sono successe, e mi sta prendendo, mi sta piacendo parecchio, anche se, come ho detto, siamo solo all'inizio, non vedo l'ora di andare avanti. Magari leggerò ancora un attimino capitolo 6, poi vediamo, perché penso che sarà l'ultimo che leggerò per oggi, e poi guarderò qualcosa per staccare un po' il cervello. Niente, adesso continuo un attimo la lettura, finisco proprio l'ultima pagina che ho lì e basta, vi aggiornerò. Anche per oggi il vlog finisce qua. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, magari iscrivetevi al canale che è sempre gratis e comunque fa piacere. Noi ci vediamo domani e ciao!